Presidente, questa scelta di sponsorizzare la Rimini Calcio, una Rimini Calcio che è centenaria, ma anche la vostra banca, la Banca Popolare Valconca, è una banca ormai centenaria. Sì, la nostra banca compie 110 anni più o meno come Rimini Calcio. E come ho detto prima, no, nella presentazione della squadra, questa cosa, tenendo conto in modo molto particolare i settori giovanili, tutto ciò che le società sportive, la società sportiva in questo caso del Rimini, sta facendo e penso che lo faccia in futuro per i ragazzi. Sicuramente un bel vivaio che la società dovrà sicuramente coltivare per poter dare dei frutti che anche socialmente secondo me danno i loro frutti. È un messaggio estremamente importante per una banca del territorio pensare all'educazione, perché poi sport giovanile vuol dire aggregazione, vuol dire rispetto, vuol dire stima, e quindi un bel impegno vi siete presi, ma è importante. Sì, è un impegno, specialmente in questo periodo dove sicuramente dal lockdown a tutto ciò che è successo nell'ambito dell'industria, in quasi tutti i settori, dal turismo poi al commercio, a chi più ne ha più ne metta, non è un momento certamente felice. Però questo ci deve dare coraggio per affrontare il futuro e per credere positivamente in quello che avverrà nel futuro. Quindi ci abbiamo fatto una scommessa noi, come nuovo consiglio, nuova direzione generale di questa banca, insieme ad una squadra che sta risorgendo, e quindi si auspica il bene di questa squadra, insieme al nostro, della banca, che possa prosperare. Ecco. I tifosi riminesi e i cittadini della provincia di Rimini quindi avranno condizioni di favore presso la vostra banca, si accenderanno un conto? Sicuramente sì. Prevederemo qualcosa di particolare proprio per la città di Rimini, perché ci teniamo in particolar modo a questa città. Abbiamo una città dove abbiamo due filiali sicuramente molto operative, ben piazzate, però cercheremo di dare qualcosa in più ai cittadini di Rimini e a coloro che vorranno approcciarsi, insomma, al nostro istituto. Presidente, grazie per questo vostro intervento a favore della Rimini Calcio, del settore giovanile e soprattutto a favore dei riminesi, visto che avrete delle condizioni di favore per i nuovi clienti. Sicuramente sì, grazie a voi tutti, grazie a Rimini e grazie alla città di Rimini sicuramente. Grazie. Il direttore generale della Banca Popolare Valconca, una banca che diciamo è nel territorio da sempre, la conosciamo bene perché ha partecipato ad altre iniziative importanti in passato, eccetera. Quindi lei che è il nuovo direttore generale, il nuovo consiglio, siete subito partiti, non dico a gamba tesa, ma in un momento di crisi come questo dare una mano allo sport, all'educazione dei giovani è estremamente importante come messaggio. Sì, come ho detto prima in conferenza, la banca quest'anno compie 110 anni di storia, una storia gloriosa che vogliamo e pensiamo assolutamente di poter replicare negli anni futuri. Io sono qui da un anno circa, essere vicino al territorio non vuol dire soltanto finanziare le aziende, fare la consulenza ai privati, cioè tutte le operazioni e le cose che caratterizzano il nostro lavoro, ma essere anche vicino, anche se per interposte persone, come una società sportiva, come quella del Rimini Calcio, al territorio e soprattutto allo sviluppo dei giovani e dei ragazzi, perché a maggior ragione in questo momento penso che sia molto importante contribuire in qualche modo alla diffusione e al sostenimento delle attività sportive. Quindi ben venga questa sponsorizzazione, non avevamo in animo di fare nessun tipo di sponsorizzazione, ma come diceva prima il direttore del Rimini Calcio, più che sponsorizzazione la riteniamo una partnership con una società che chiaramente vuole fare un percorso che a noi piace molto. Il messaggio, come dicevo col Presidente, è importante, una banca che è rivolta ai giovani, alla loro educazione, alla solidarietà e al giocare in gruppo, che vuol dire il rispetto. Sì, assolutamente, è un po' lo spirito che contraddistingue anche i miei colleghi, tutti quanti quelli che lavorano in banca, dei ragazzi e delle ragazze che lavorano con uno spirito di gruppo per il bene della banca, il bene del territorio e anche quindi degli azionisti e dei correntisti, quindi questo è il messaggio. In bocca al lupo per questa avventura, ha già detto il suo Presidente che per i clienti nuovi di Rimini ci saranno delle condizioni particolari, di particolare favore per i nuovi clienti, e quindi io vi auguro buon lavoro. Grazie, altrettanto, grazie.